Praticare uno sport a qualunque livello consente di sviluppare doti mentali utili per vincere nella vita. Le sconfitte di oggi aiutano a costruire le vittorie di domani. Ne hanno discusso in Arena Piemonte medici, psicologi e sportivi durante l'incontro sul tema Pensare d'atleta per vincere nella vita, nello spazio dedicato alle scuole. Nell'occasione è stato presentato il volume Dallo sport alla vita. Pensare da atleta per vincere nella vita. Professor Vercelli, quali sono i valori dello sport che possono insegnare qualcosa e che cosa diciamo noi questa mattina ai nostri giovani? Sì, lo sport ha un valore infinito, questo lo sappiamo da sempre, sia dal punto di vista motorio, quindi per sviluppare l'intelligenza, e anche per creare quei meccanismi mentali che poi sono utili nella vita per superare qualsiasi tipo di sfida. Quindi più che applicare delle tecniche è importante sviluppare nei giovani fin da subito una certa filosofia che permette di superare gli ostacoli, usando un po' uno slogan che sarà il tema di questa mattinata, una modalità per trasformare i limiti in opportunità, ovvero cogliere la potenzialità dell'errore, della difficoltà per farla diventare il successo di domani. Questo è l'obiettivo di questa importante mattinata. E al di là del fatto che si diventi un campione, i valori dello sport comunque sono i valori che ai nostri giovani possono anche servire nella vita. Che cosa ti ha insegnato lo sport? Sì, assolutamente. Lo sport a me ha insegnato tantissimo sicuramente, la condivisione di momenti belli, il saper stare in gruppo, il saper condividere momenti belli ma anche momenti meno belli, quindi mi ha veramente formato da questo punto di vista. E quindi, ma credo che lo avrebbe fatto lo stesso anche nel caso io non fossi arrivato a certi livelli. E quindi io sono contento, così come sono contento che mio figlio abbia cercato di fare anche lui il calciatore, non ci è riuscito, però ha fatto lo sport e ha una disciplina sicuramente diversa, almeno rispetto magari a mia figlia che non ha fatto sport.